Salve a tutti e benvenuti a questo primo articolo con guida video anche per le build da speed farm. Parliamo del cacciatore di demoni, come dovreste sapere, insomma, dal video ma anche dall'articolo. L'articolo, il link dell'articolo lo trovate nella descrizione del video, quindi nel caso in cui ve lo foste perso, qui non vi spiegherò le abilità perché o per come le ho scelte, perché mi sono dilungato anche abbondantemente per quanto riguarda l'articolo, ho descritto tutto, tutte le scelte possibili, anche le alternative. Quindi per quanto riguarda quella parte lì, guardatela nell'articolo. Poi per quanto riguarda le abilità, allora l'unica cosa che bisogna sapere, allora tanto vi chiederete quale pozione usare, vi consiglio la pozione del diamante perché ci aumenta le resistenze, va da un minimo di 50 a un massimo di 100, più alta ce l'avete meglio è ovviamente, quindi ovvio. E poi per quanto riguarda un'altra cosa che non ho descritto nel video, nell'articolo è i bonus dell'ombra. Allora, l'ombra che cosa ci dice? Se equipaggiato con un'arma da mischia, in questo caso la punta di Carlei, i danni aumentano del 1200%. Potere d'ombra infligge e ottiene gli effetti di tutte le rune e dura all'infinito. Quindi, che quali saranno gli effetti di potere d'ombra? Saranno questi: anatema notturno, rallenta dell'80% i nemici entro 30 metri, raddoppia la vita per colpo totale ottenuta. Riduce il costo ad 8 disciplina, riduce i danni subiti e aumenta la velocità di movimento mentre il potere d'ombra è attivo. Quindi tutti questi bonus ce li abbiamo già attivi, motivo per cui non ho selezionato nessuna runa. Ora, la differenza, l'unica vera differenza è che se voi non mettete nessuna runa, vi dà le ali rosse, queste alucce che vedete qua. Se invece ne selezionate un'altra, una qualunque, cambia il colore. Tutto qua. Mi sembra che quello più figo sia questo, mi sembra. Ma che figata che sono queste verdi. Vabbè, comunque, indipendentemente, nessuna runa. Poi, stavo dicendo i bonus dell'ombra. Allora, i bonus dell'ombra, l'ultimo bonus dice che impalamento, che è l'abilità con cui noi facciamo danno, infligge il 50.000% dei danni dell'arma aggiuntivi al primo nemico colpito. Questo che cosa significa? Che ipotizziamo che questo tizio qui incappucciato, che sta lì ignaro in città, sia il nostro elite. Noi dobbiamo fare di questo. Tac. Gli arriviamo davanti e gli spariamo. Perché con la nostra faretra che ci fa lanciare due coltelli aggiuntivi, gli lanciamo tre coltelli, ognuno dei quali fa un mare di danno. Quindi solitamente non vi dico che gli elite li one shotterete, perché chiaramente dipende anche dal livello delle gemme e a cui siete voi. Ma se non li uccidete in un colpo saranno tre. Ma dovete fare veramente poco poco danno per ucciderli con tre colpi, altrimenti ne bastano di solito due, anche uno. Poi, per quanto riguarda invece se state giocando in gruppo, vabbè, il seguace non ve lo potete portare, se state giocando in solo vi consiglio di portarvi il templare. Il templare con le abilità guarigione perché ci cura, intimidazione perché vengono rallentati i nemici che lui colpisce o che lo colpiscono e quindi ci procca la gemma, procca significa che ci si innesca l'effetto, ci si innesca l'effetto della rovina dei prigionieri perché i nemici sono rallentati. Poi carica, il nostro templare li carica, quindi rifà proccare di nuovo la gemma. E poi questo perché ci cura nel caso ce ne fosse bisogno. Poi equipaggiamento del templare, allora immortali dal seguace, ovvio. Poi anello dell'oculus è la cosa più importante. Ovviamente dell'equipaggiamento del templare non è importante che statistiche ci siano sui pezzi, perché altrimenti, cioè, se si innescassero le gemme anche sul templare sarebbe veramente imbarazzante. E quindi non funziona nessuna gemma né leggendaria né non sul templare. L'unica cosa che funziona è se nelle statistiche, cioè funzionano le secondarie, ovviamente, che devono essere più alte possibile degli oggetti, e funzionano i tempi di recupero, perché queste abilità lui ha un suo tempo di recupero per lanciarle. Quindi, se voi gli abbassate e gli mettete i tempi di recupero aumentati sugli oggetti, lui lancia più spesso le sue statistiche, ovviamente. Quindi lo scudo, gelo della deviazione perché congela l'assalitore, quindi sta fermo, quindi ci procca la gemma e quindi ci aumenta il danno. Guardia del fato perché i danni da fulmine ci fanno stordire i nemici, no, probabilità quantomeno. E anello dell'oculus per un aumento del danno. La spada furia tonante perché quando si attacca conferisce una probabilità di colpire il nemico con una saetta. La velocità di attacco e di movimento dei nemici colpiti è ridotta del 30% per 3 secondi. Questo si innesca anche con Guardia del Fato che fa stordire i nemici e poi come slot di amuleto potete prendere o Desiderio Irresistibile oppure, adesso facciamo il cambio così vi lo faccio magari vedere mentre si gioca, con quest'altra gemma qua che si chiama S di Joan. Gli attacchi possono trascinare i nemici circostanti verso il bersaglio e rallentarli dell'80%. In pratica se porta a passeggio la gente e non ci rompe le scatole a noi, ma è assolutamente indifferente.
quale delle due usate. Poi, per quanto riguarda invece il gameplay, allora, prima cosa, iniziamo proprio dall'ABC. In qualunque città siate, io vi consiglio di andare ad aprire i varchi dalla città dell'atto 1, Nova Tristram. Questo perché? Perché quando voi aprite il varco, siete qua giù, quando il vostro portale cittadino vi riporta in città, voi avete il forziere qua, il libro qua, il fabbro qua, Cadala qua e l'obelisco qua, il che vuol dire che voi siete a massimo a distanza di due volteggi. Quindi voi uscite da qua, fate volteggio, volteggio, siete dal fabbro, oppure siete da qua, volteggio, siete già al libro, oppure fate volteggio e siete da Cadala. Cioè è tutto super vicino, quindi per un discorso di economia di tempi vi consiglio di giocare dalla città dell'atto 1, sempre perché stiamo facendo speed farm, quindi bisogna essere più veloci che si può senza farlo diventare una malattia, ma diciamo che più veloci si fa e meglio è. E questo per quanto riguarda le abilità e questo per quanto riguarda, diciamo, le nozioni generali da sapere sul cacciatore di demoni. Passiamo invece ora al gameplay. Allora, una volta che entrate nel varco, la cosa più importante è attivare subito potere d'ombra. Una volta attivato potere d'ombra, vi spostate la cinta, ci dice che volteggio è gratuito per 2 secondi dopo l'utilizzo di impalamento, quindi voi fate impalamento, volteggio, volteggio, volteggio per 2 secondi e quindi avrete anche, tra l'altro, vedete, c'è un bonus alla velocità se ci fate caso, perché questo ce lo dà la nostra passiva vantaggio tattico, che ci fa comunque aumentare del 60% la velocità di movimento per 2 secondi dopo l'utilizzo di volteggio, quindi questa è un'altra cosa. Poi capriola, perché ci fa fare il secondo volteggio con disciplina ridotta del 50%, e questo per quanto riguarda le abilità da innescare. E poi, ovviamente, dopo aver usato volteggio, abbiamo l'anello sfuggente che ci riduce i danni subiti, quindi riduciamo il danno. Poi abbiamo il set del pegno del viaggiatore e della rosa che ci dice che riduce fino al 50% i danni subiti durante il movimento e aumenta del 100% i danni inflitti se allora rimane fermo. Quindi voi fate impalamento, volteggio, 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 arrivate dove dovete arrivare, davanti a un'elite, gli sparate, dopodiché probabilmente morirà perché con tre coltelli perché ce li fa tirare l'infallibilità sacra, e con tre coltelli probabilmente sarà morto, se non sono tre coltelli saranno due, massimo massimo tre colpi. E quindi passate successivamente, passate oltre. Questo perché questo magari non renderà proprio felicissimi i vostri compagni di gioco, perché comunque voi dovete passare a uccidere solo ed esclusivamente i gialli o i blu, non i gialli nel senso non i servi, solo proprio il personaggio giallo, perché voi non avete Ingeom, non avete nulla, quindi correte semplicemente da elite a elite, li uccidete, pigliate respiri, pigliate le palline e saltate. È totalmente criminale su questa build non avere i Nemesi, perché comunque sono regalati, cioè sono dei respiri regalati e del progresso, quindi della velocità, perché se voi prendete un pilone e non esce fuori nessun nemico, non avete nessun bonus oltre a quello del pilone, mentre se esce fuori un nemico lo uccidete, pigliate palline, pigliate respiri e il varco progredisce più velocemente. Quindi è criminale in questa build, che è una delle più resistenti del gioco, non giocare con i Nemesi. Che poi è mezzo criminale non giocare a prescindere a Tormento 13 con i Nemesi, nel senso, cioè giocarci senza a Tormento 13 secondo me è sempre male, però sono scelte. In questa build secondo me è veramente sciocco non giocarceli, perché non rischiate di morire neanche se vi casca un pianoforte in testa, quindi proprio non c'è rischio. A meno che certo non va a dormentere davanti allo schermo, allora vabbè. Comunque, passiamo quindi al gameplay. Allora, si entra, come vi dicevo, si fa potere d'ombra, dopodiché impalamento, volteggio, volteggio, volteggio. Ci avete 2 secondi per fare, ovviamente, come vedete c'è l'Oculus, quindi l'Oculus voi cercate di sfruttarlo se pensate che vi possa servire per uccidere nemici, comunque è tutto un in più. Poi ovviamente, come vi dicevo, voi non avete un'abilità che fa danni ad area, quindi dovete semplicemente ignorare tutto quello che muri. Ogni tanto ci sta che magari sbagliate la dinamica, perché io sono particolarmente veloce a giocare questa build, quindi ci sta che magari sbagliate la dinamica. E se vi trovate che doveste essere senza odio, c'era un'elite, ma no, erano i miei fulmini che facevano sembrare elite, eccoli lì. Se vi rimanete senza odio o senza disciplina, eccoli qua, vi fate 2 o 3 colpetti di primaria. Abbiamo scudo, quindi possiamo anche pigliarci le esplosioni. Ecco
Stavolta non è il set dell'ombra, è lo scudo. Ecco, un altro lì. Vedete, un colpo, due colpi, ti do. Ho lasciato una pallina, ma pazienza. Abbiamo ancora lo scudo, sì. Non sono neanche troppo orribili le mappe che stanno capitando. Ecco, vedete, si è appena innescata l'S di Jovan, quella specie mini tornado che si è innescato, era il nostro seguace che ci ammucchiava la gente. Ampiamente finito. Ecco, le esplosioni magari, ecco, se ci siete, se fate in tempo dovete fare anche un rapido calcolo, se fate in tempo che non è troppo tempo che stanno lì andando avanti, potete anche passare al volo, pigliare le palline e scappare, ma se vedete che si sono attivate da un po', fatevi gli affari vostri, aspettate che l'esplosione sparisca e poi andate a prendere quello che dovete. Impalamento, volteggio, volteggio, volteggio. Poi a seconda di quanto siete veloci ne potete fare anche 3 volte, 4 volte, cioè sono, ricordatevi, sono 2 secondi, quindi. Sarà anche qualche lite, eccolo. Ecco, ovviamente è arrivato il boss prima del lite. Preso. Ovviamente a questo punto, questo sarà l'unico momento in cui dovete pulire intorno a voi, perché sembra abbastanza evidente che se non pulite vi bloccano i teleport. Ok. Finito? No. Ok. Finito? No. I nemici sono finiti. E quindi questo è quanto. Ci abbiamo messo un paio di minuti a fare un varco. Eravamo totalmente in solo. Magari poi giocando in gruppo ci si mette anche meno. Quindi quello che vi posso dire è che cercate di innescare tutte le cose che vi ho detto nella maniera corretta e come vedete, cioè, non finite l'odio, non finite la disciplina, non succede niente di particolarmente sgradevole. E questo è quanto, quindi niente, per quanto riguarda il gameplay è semplicissimo, come vedete siete molto resistenti, ovviamente dovete avere delle piccolissime accortezze, ma è semplice, cioè per il gameplay è potere d'ombra, impalamento, volteggio, volteggio, volteggio. Cercate l'elite, quando avete l'elite attivate compagno lupo e giusta vendetta. A proposito, se attivate giusta vendetta il danno lo prendete, ma non vi possono interrompere il teletrasporto, quindi questa cosa vi potrebbe aiutare. Il secondo volteggio, se vedete questa barretta, è gratis, cioè è ridotto il costo. E nel caso in cui finiste per qualche motivo vi sbagliate a sparare, potete tirare con la primaria e recuperate l'odio. E impalamento serve per uccidere i nemici. Questo è quanto, semplicissimo, velocissimo. Provatelo e poi mi dite. In bocca al lupo. Alla prossima.